Semplicemente noi dobbiamo oggi applaudire la Georgia e la Slovacchia che hanno messo in difficoltà e anche in modo pericoloso sia Spagna che Inghilterra, mentre noi ieri abbiamo fatto passare la Svizzera che fino a ieri per me calcisticamente era poca roba, io la Svizzera la conoscevo per la cioccolata. Come l'Argentina, non questa qui, ma l'Argentina di Maradona, non questo Brasile qui, ma il Brasile che vinceva pallone d'oro. Oggi semplicemente Slovacchia e Serbia vanno applauditi perché hanno messo in difficoltà e hanno messo alle corde due squadre che oggi dovrebbero vincere l'Europeo a mani basse. Ma intanto voi iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente, continuate a supportarci con i mi piace, i commenti e le iscrizioni. Per voi è tutto gratis, per noi è fondamentale perché cresciamo come canale, più cresciamo come canale più portiamo contenuti, più portiamo contenuti più portiamo format, più portiamo format più riusciamo a portare qualche ospite. Poi attivate la campanella così non vi perdete niente, supportateci anche nel secondo canale, The One TV Extra. E lì parliamo di tutto tranne che di calcio e nei nostri contenuti social, tutto quello che creiamo è creato da noi. Allora, partiamo subito subito e partiamo dalla partita Inghilterra-Slovacchia, dove la Slovacchia fino al 95esimo era con un piede ai quarti di finale. Poi, signori, quando tu hai in campo Bellingham, che è un fenomeno, si inventa un gol, si inventa un gol pazzesco, un gol di rovesciata che quella era l'unica occasione da fare perché l'Inghilterra potesse pareggiare, perché non si aspettava nessuno che Bellingham potesse fare il gol di rovesciata. Come si vede, sia portiere che difendenti erano fermi e non hanno avuto la forza di fermare il giocatore inglese. E l'Inghilterra non contenta, l'Inghilterra ha inizio ripresa dei tempi supplementari. Tony la mette nel mezzo, Kane di testa realizza il gol dell'1-0, primo gol suo dell'Europeo. Signori, che dire, un'Inghilterra che ora fra 4 giorni affronterà la Svezia. A proposito, telecronisti, ma fate telecronaca, non date sentenze. Non date sentenze, ancora doveva finire la partita e cosa dicevate? Incredibile, dopo l'Italia, l'Inghilterra, l'altra semifinalista di 4 anni fa, viene eliminata. Ma fate telecronaca, parlate, non dite stronzate, non dite sentenze, perché siete peggio delle pigole che gli avete completamente portato a sfortuna. A Calzone, vi parlavate del corno quello rosso che aveva sulla giacca, gli avete completamente portato sfortuna. Se stavate zitti, poi signori, parliamoci chiaro, la Slovacchia a un certo punto stava solo nella sua parte, però parlate di calcio, parlate delle azioni, non date sentenza ancora prima che la partita dovesse finire. Nel secondo tempo supplementare c'è stato sì il possesso palla, ma innocuo della Slovacchia che cercava di tenere palla. L'Inghilterra aveva paura, si è quasi completamente chiusa nella sua tre quarti, si difendeva e ripartiva. Comunque, Inghilterra-Svizzera è il primo quarto di finale di questo Euro 2024. Invece la partita odierna, quella che si sta giocando oggi, cioè ora c'è Spagna e Georgia. Signori, una Georgia che ha messo in difficoltà la Spagna per 40 minuti, la Georgia era in vantaggio. In una partita in cui la Georgia non fa un tiro in porta, pallone del mezzo del giocatore del georgiano, Leonard. Per anticipare Kvaratskhelia, tocca il pallone e fa il gol dell'1-0. Ma fino a quel punto, fino al 12esimo, si era visto una sola squadra in campo,
la Spagna, però in quell'azione in cui per difendere dall'intervento di Carasqueia il difendente del Real Sociedad la tocca anche in malo modo e fa l'autogol. Però, signori miei, è un'azione dopo l'altra, è un attacco dopo l'altro, perché semplicemente in campo c'era solo una squadra e Rod la riesce a pareggiare al 39esimo. Poi c'è stata una bellissima occasione dello stesso Carasqueia, perché vede Simon fuori dai pali. Lì, signori miei, tu ti stai giocando l'ottavo di finale, con tutto il rispetto, se prendevi quel gol, se ero l'allenatore del CT della Spagna, facevo subito il cambio. Simon, vieni qua, prendete il posto lì in panchina, lì non ti muovi, perché non puoi casomai prendere un gol dal centrocampo, perché Carasqueia vede Simone fuori dalla porta, cerca un Eurogol. È stato sfortunato che il pallone è quasi arrivato davanti alla porta, però esce davvero di poco. Poi, signore, la classe e la superiorità della Spagna è stata davvero devastante, perché Yamal a mettere in mezzo Fabian Ruiz di testa, fa il gol del 2-1. E lì è stata una continua cavalcata della Spagna, fino ad arrivare all'autogol, che poi viene annullato alla Georgia. Però poi Nico Williams lascia sul posto ben due giocatori della Georgia e fa il gol del 3-1, e nel pieno recupero la partita con Olmo viene chiusa per un bel 4-1 a favore di una delle squadre favorite alla vittoria finale. Signori, la Georgia oggi esce a testa alta, più di così non poteva fare. Per 39 minuti ha messo in difficoltà la Spagna, però era nettamente scontata questa vittoria, come era nettamente scontata la vittoria dell'Inghilterra. Però oggi l'Inghilterra, fino al 93, al 95esimo, era fuori da questo europeo. Poi solo una magia del suo giocatore migliore, Bellingham, il futuro della nazionale inglese, la rimette in gioco, e dopo Harry Kane la risolve. Dalla Spagna ha troppo talento: Nico Williams, Yamal, lo stesso Diego Olmo, Morata, tanto criticato, però il lavoro che fa Morata, signore, lotta su tutti i palloni, riesce a portare a lui due giocatori e lascia i suoi compagni liberi. Signori, questo è talento Pedri. E pensare che gli manca Gavi per infortunio, questa è una signora squadra. Fino ad oggi l'abbiamo criticata perché Massimo poteva segnare un gol a partita, però se andiamo a vedere, due gol assegnati all'Albania, un gol all'Italia, 3 gol alla Croazia, ora 4. Non mi sembra che la Spagna sia una squadra che segna solo un gol alla partita. Comunque, facciamo un applauso, perché va meritato sia la Georgia, primo europeo qualificato e soprattutto arrivata agli ottavi. Dobbiamo fare i complimenti. È un complimento alla Slovacchia di Calzone, che hanno sfidato l'impresa. Ora abbiamo i primi due quarti di finale. Da una parte abbiamo Inghilterra, Svizzera, dall'altra forse la finale anticipata Spagna-Germania. Voi iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo. Ciao!